tipo di quadro di Fagna, che in realtà già dal 2008 esiste un quadro, da pochissimo, dal 9 dicembre abbiamo aperto una nuova sede a Fagna, che sia la sede per i nostri incontri, presentazioni di libri e così via, ma anche un luogo per corsi, e c'è una piccola libreria annessa indipendente dove è possibile acquistare libri, soprattutto di autori del territorio e appunto di case editrici indipendenti, che è un po' la nostra passione e il nostro modo di fare. Abbiamo pensato di inaugurare questa serie di passeggiate letterarie, quindi ce ne saranno anche delle altre in programma, in occasione della giornata della memoria, perché conosciamo benissimo Alessandro Izzi, è stato ex presidente di Fuori Quadro prima di me, quindi abbiamo deciso di iniziare con lui, e abbiamo invitato anche Sabrina Medrano, che è una nostra amica, con cui abbiamo collaborato in passato quando era assessore, e soprattutto è appassionata di storia di Gaeta. Perché iniziare con la giornata della memoria? Un po' perché è quello che stiamo cercando di fare noi, siamo quattro giovani che ci siamo messi insieme e stiamo provando un po' a offrire un'opportunità alla città di andare avanti in questo senso di libertà, di indipendenza che un po' ci ha sempre caratterizzato. E anche perché, come diceva Primo Levi, noi pensiamo che conoscere sia necessario. E quindi il fatto che oggi siamo qua è più una necessità che altro. Quindi vi ringrazio di aver risposto anche così numerosi a questa novità, diciamo, della passeggiata letteraria. Alla fine della passeggiata, per chi vuole, ci sono i libri di Alessandro, e se volete, e se non li avete già, potete acquistare, oppure se qualcuno li vuole ordinare, non abbiamo portati tantissimi, li abbiamo in bottega a Formia, quindi voi potete passare direttamente lì. Vi ringrazio tanto, vi do la parola a Sabrina. Sì, allora, io non mi dilungo qui, perché parleremo durante il percorso, siamo già in ritardo, quindi possiamo fare qualche breve passo fino alla scalinata di via Rosmini, dove Alessandro ci aspetta per leggere il primo racconto, e poi strada facendo vi spiegheremo perché abbiamo scelto questo itinerario, che si poteva fare anche nell'altro centro storico di Gaeta, perché Gaeta ne ha due, anche al Porto Salvo, magari lo faremo in futuro. Adesso io direi di iniziare e poi pian piano ci racconteremo le altre cose. Grazie. Abbiamo sempre le tue foto poi. Da Liberaci dal male. Oltre quella piccola vallata c'era il mare, ma non riuscivano ancora a sentirne il profumo. Quando ormai stavano per rassegnarsi all'idea che si erano perduti in mezzo a sentieri e mulattiere, trovarono quasi per caso un viottolo pigro che saliva tranquillo in un percorso apparentemente senza mine. Una cosa in fondo preoccupante, perché i tedeschi, nella loro fuga verso nord, mettevano la scritta Achtung Minen, dove di mine non ce n'era, per rallentarli, e lasciavano invece non segnalate le vere insidie. Affrontarono la breve salita ancora senza dirsi una parola e si ritrovarono quasi in cima al colle. Da lì si aprì la vista del golfo e con essa la luce trionfante del sole pronta a illuminare impietosa quel teatro di miseria. Porca puttana, fu quel che disse Logan alzandosi in piedi a stento, mentre la jeep ancora arrancava sul sentiero. E gli aveva davvero tolto le parole di bocca, perché quello che si vedeva da lassù era un disastro senza pari. Il paese che stavano andando a liberare era infatti un gigantesco cumulo di macerie. Erano ancora lontani, ma da quella distanza si riusciva a capire che in realtà poche case erano rimaste in piedi. La parte vecchia, quella che si prolungava verso il mare in un verde promontorio, sembrava vista meglio, anche perché le mura antiche avevano retto ai bombardamenti e offrivano allo sfacello generale un profilo e un'impressione da cimitero. Logan, alle sue spalle, armeggiò per recuperare la macchina da presa e, ritrovando un posto sul sedile, cominciò a riprendere la scena. Già prima di arruolarsi volontario, ebreo, la sua era una crociata personale contro Hitler, voleva fare cinema e ora gli avevano dato l'incarico di recuperare materiale buono per i cinegiornali. Robert rallentò per permettergli di fare inquadrature poco tremolanti. Poi, quando senza una parola l'altro gli diede un colpo sulla spalla, diede gas e cominciarono a correre verso il paese vestito a lutto dal sole impietoso,
e saliva all'orizzonte. Ecco, qui cominciamo il percorso con una piccola forzatura rispetto alla geografia del libro, perché in realtà questa scena si svolge chiaramente fuori Gaeta e la vediamo praticamente dalla zona di Formia, però ci faceva piacere, pensavamo che fosse sensato partire con questa immagine di Gaeta, perché questa era Gaeta, appena stavano arrivando i soldati per liberarla, e piano piano proseguiremo questo percorso attraverso queste testimonianze tratte dal libro. Ci avviamo adesso verso il faro di Santa Caterina. L'ultima luce. I soldati arrivano al calare della sera. Scendono dai camion militari che li hanno portati sin lì per una strada tutta curva e, senza perdere un secondo, cominciano il lavoro che è stato loro assegnato. Due battono colpi forti alla porta di legno che è chiusa, non dà segno di cedere. Stanchi di bussare, la buttano giù con una facilità che stranamente li fa sentire forti. Era di legno marcio, di quello che si sbriciola appena lo tocca. Eppure è per quei ragazzi un primo pezzo di vittoria. Aperta la strada, altri soldati entrano nella bassa torre, scavalcando il resto della porta. Tagliano con la lama delle torce il buio delle scale che corrono verso il cielo in una chiocciola ripida. Salgono così di corsa la fuga di scale che gli va alla testa quella gradinata sempre uguale. E arrivano in alto, nella stanza della luce che nessuno ha ancora acceso, dal momento che il cielo è ancora pieno del sole che muore. Quel faro è frutto del lavoro dei secoli. L'avevano costruito adiacente al monastero ed era stato il lavoro di monache solerti che salivano le scale con il dolore nelle ossa, recitando preghiere a mezze labbra nel latino della messa. Ogni anno che è passato ha lasciato il suo mattone, la sua aggiunta o la sua riparazione. Sfida la montagna guardando verso il mare, ricettacolo di luce contro il buio degli scogli e del fondale. Ha resistito agli assedi della storia e al silenzio delle ore, sempre in piedi, quasi sempre acceso.
I soldati che sono arrivati fin lassù nemmeno guardano, oltre la vetrata, la bellezza del tramonto sulla corsa delle onde del sole. Non ascoltano il sibilo del vento che attraversa le fessure tra le pietre e la calce sbriciolata. Solo uno, per un momento, guardando il meccanismo che fa ruotare lo specchio intorno alla lanterna, si ferma, ricordandosi bambino, quando ancora si stupiva per le cose grandi e incomprensibili. Ma dura poco, e poi l'uomo riprende il suo lavoro. In pochi minuti i soldati lasciano le cariche nei posti programmati, poi scendono di corsa con le scale che avevano in sfogo, snodolando fili da portare lontano da quel faro che ancora assomma la notte stagliato contro il cielo. Un altro soldato lega i fili al detonatore e aspetta l'ordine, con l'ubbidienza del sottoposto che non si chiede mai perché. Poi per un po' c'è silenzio e tutto resta sospeso, mentre la sera si ammanta di buio e di fine urlo, una mano che attiva il congedo, un fuscio elettrico che è quasi una scintilla e un terribile boato che spezza il sonno alla montagna che era stata indifferente fino a quel momento. Il fuoco rompe il vetro alle finestre in mille schegge di lampo. Lo schianto corre per le scale come un vento nero. Cadono pezzi di soffitto, si aprono crepe lungo ogni muro, si staccano mattoni e frana calce. Eppure quel faro, costruito dai secoli nei secoli, non cade. Resta in piedi, ombra di se stesso, perdendo pezzi un po' per volta nel nuovo silenzio sconcertato dopo il mondo. Come sono venuti i soldati se ne vanno. Resta un tratto di silenzio. Poi un uomo esce dal fitto del bosco e si avvicina all'angelo caduto. Sembra vecchio come il mare, la fronte piena di ombre. È il guardiano, scappato dai nazisti che aveva visto arrivare di lontano. Raccoglie un mattone caduto del suo faro e sospira la casa perduta. Poi si accosta alla porta e guarda la fuga delle scale che è ancora lì, ma che nessuno più potrà salire. Quel faro ormai è come cartapesta, pronto a franare nel silenzio dell'oblio. Resta in piedi solo per salutare il suo custode, aspettando la sepoltura del buio e dell'inverno. Si è spenta in paese l'ultima luce, solo la notte resta, e in alto le stelle, bellissime, spietate. Un faro che è stato costruito nel 1255, che per 7 secoli è stato tenuto in grande cura dalle monache del convento di Santa Caterina, e a novembre del 1943 crolla, non ne rimane nulla, neanche una pietra o una parte sotto il fuoco delle bombe che cominciano a cadere su Gaeta e che in pochi mesi fanno sì che Gaeta sia una città completamente distrutta. Il generale Clark, che entra a Gaeta il 19 maggio del 44, come fa un po' Logan del racconto che avete sentito prima, un racconto bellissimo, Liberaci dal male, in cui Logan a un certo punto si gira verso il suo compagno e dice: non è lo spettacolo peggiore della guerra, però mi inquieta, perché qui non è rimasto nulla, l'atmosfera è quella in cui non è rimasto nulla, perché Gaeta viene completamente rasa al suolo. Tutta questa strada dove siamo noi, che adesso si chiama Via Pio IX, non è che una strada in mezzo a tanti cumuli di macerie. E quindi Alessandro ha voluto ripercorrere queste strade attraverso questi racconti. Abbiamo letto prima una parte di Liberici dal mare, adesso l'ultima luce, perché davvero la città vecchia, straordinariamente, poi ha lasciato in piedi i monumenti. La chiesa di Santa Caterina vicino al faro, come vedete, è ancora qui, anche se è chiusa, ma è ancora qui. Scusa, sono chiuse da allora o per sono un periodo? Sono chiuse da, no, dagli anni 60. Dagli anni 60. Pensate ai bastioni che sono giù a livello del mare, di cui adesso tanto si sta parlando, quelli sono ancora lì dal 1500 e neanche la guerra li ha distrutti, mentre tutto il resto è andato via la popolazione che... Vabbè, questa me la sono tirata, diciamo. Peggio delle 10, però comunque
La popolazione è andata via, è sfollata su tutti i monti che sono intorno, perché Gaeta Formi hanno anche questa particolarità di essere quasi protette, no, da questi monti che cingono il golfo. E adesso ci incamminiamo verso il castello, dove leggeremo uno dei racconti centrali di questo libro, e magari continueremo a dire altre due parole sulla storia di questo territorio, che è appunto Eva. E al castello penso che tutti potete immaginare adesso, mentre andiamo, davvero tutto questo percorso che abbiamo fatto, le scale, questa strada, come proprio il simbolo della grande distruzione, ma anche della grande rinascita che Gaeta ha saputo fare, perché subito dopo la guerra, negli anni 50, in circa 10 anni, a Gaeta si è ricostruito tutto questo per fare onore alla grande bellezza che c'è in Roma. Grazie. Alessi. Tratto sempre da Liberaci del male. I suoi parrocchiani, vedendolo arrivare, cessavano le loro occupazioni per salutarlo con deferenza, per lo più togliendosi il cappello e biascicando due parole. Ma non c'era festa nei saluti, anche perché la maggior parte di loro scavava macerie, ed erano terribili questi funerali al contrario. Questa riesumazione dei ricordi di una vita passata, strappata dalla terra solo per certificarne una volta per tutte la morte. Se non altro, Don Fernando ebbe la consolazione di ritrovare la sua chiesa ancora in piedi. Le bombe degli ultimi giorni, le peggiori, ci avevano girato intorno, lasciando quasi intatto il luogo del culto. Una delicatezza che gli americani non avevano avuto per l'abbazia di Monte Cassino. Don Fernando degnò di un'occhiata veloce le porte divelte e lo scempio all'interno della navata della chiesa, e non passò neanche per l'appartamento che aveva occupato per anni, ma continuò la marcia verso il cimitero, che era un poco più fuori mano. Sarebbe stata lì la maggior parte del lavoro: consolare i sopravvissuti, organizzare i funerali, piangere per quelli che se n'erano andati senza neanche lasciarsi dietro la consolazione di un corpo da seppellire. Questo sarebbe stato il suo triste ufficio per i giorni a venire, ma era sempre meglio che avere a che fare con i vivi. No, c'è la ieri, c'è la amica di Sant'Eo, mi pare che non lo fanno passare. No, guardi, no, perché è pericoloso. Da Eva volse al ragazzo in lacrime uno sguardo carico di un odio strano, misto di tante cose capite solo a metà, ma lui sembrava preso in un dolore tutto suo per accorgersi di altro che del suo respiro frantumato dai singhiozzi. Era come se quella cosa che aveva reso definitivamente lei donna avesse fatto di lui un bambino, per cui a lei non restò che uscire da quella stalla con addosso, credeva, nient'altro che il ricordo di un dolore. Ma quel pianto non doveva abbandonarla troppo presto.
Non fu il giorno dopo, quando i tedeschi resero nota l'ordinanza di evacuazione del quartiere e lei fu costretta a lasciare la casa insieme a tutta la famiglia per cercare rifugio tra le montagne. Non fu neanche a gennaio, quando a concludere un inverno di stenti e fame, in molti presero la decisione disperata di tornare nelle vecchie case dove almeno potevano morire con meno freddo nelle ossa, nascondendosi ai tedeschi che passavano di ronda tra case e vicoli che sapevano non essere deserti per davvero. Non fu neanche il mese successivo, quando decise di lasciare i genitori per andare a vivere con la zia che in fondo un poco li voleva bene e l'avrebbe accolta anche se la campagna dava ancora poco frutto per concedere loro la speranza di mettere insieme un pranzo con la cena. Fu invece a maggio, quando la voce della ritirata dei tedeschi circolava di bocca in bocca, ma a casa della zia ci si riunì non per festeggiare, ma per far nascere il bambino. Le acque le si ruppero che quasi neanche se ne accorse, e il dolore che provò poi fu enorme. Eppure non volle concedere al corpo, che le era diventato sconosciuto già 9 mesi prima, la soddisfazione delle sue lacrime e delle sue urla. Sopportò quasi in silenzio ogni dolore, aspettando ancora una volta quella pazienza del porto che accetta la tempesta. La zia le asciugava il sudore e si stupiva di questa nascita quasi silenziosa che faceva più paura delle notti dei bombardamenti e dei giorni delle marce dei soldati. Figlio della guerra, il bambino aveva mangiato ansia e rumore e ora nasceva nel freddo di un silenzio incattivito. Nacque anche lui senza emettere un lamento, con la peluria bionda sporca di sangue e gli occhi azzurrini già aperti e fissi nel mondo, quasi chiedendo perché. La levatrice, temendo il peggio, sollevò per i piedi il piccolo e prese a dargli dei buffetti sulla schiena. «Su, piangi, piangi!» mormorò preoccupata, temendo un bimbo morto senza neanche un fiato. E continuò a ripeterlo più volte, sommessa, ansiosa, finché il piccolo non cedette alla sua fame ed emise l'urlo straziato di chi viene al mondo già morendo. Quel pianto era proprio come quello del padre, proprio come quello che anche lei avrebbe voluto piangere e non era mai stata capace. Solo allora, solo in quel pianto, trovò la forza di guardare il bambino che avrebbe voluto abbandonare e ne fu immediatamente incatenata. Sapeva che non avrebbe mai potuto amarlo in un amore vero, ma il sangue tutto le gridava nelle vene con un fuoco sconosciuto. Il corpo, ancora lui, le ricordava il prezzo di un affitto non richiesto mai. Sapeva che quel bambino le avrebbe ricordato ogni passo della mattina dei fichi e sapeva anche che ogni pianto di quella creatura dolce sarebbe stata per lei un'accusa. Ma prese quella croce perché non poteva fare altro e si incoronò il cuore di spine come la Madonna del Porto. Si accorse appena che lo zio era entrato tutto contento nella sala del parto e che dopo aver guardato sotto la copertina il volto del piccino che adesso piangeva più piano, si limitò a bisbigliare a tutti e a nessuno. È finita, è andata, sono arrivati gli alleati, ci hanno liberati. E mentre gli altri si guardavano stupefatti per una gioia che non trovava più la strada del sorriso dopo essersi persa in troppi anni di paura, lei ascoltava il pianto che l'aveva fatta per sempre prigioniera, chiedendo sommessa: da cosa? Da cosa? Il 19 maggio appunto a Gaeta sono entrati gli alleati, il 18 a Formia, il 19 maggio a Gaeta, e come vi ho detto prima hanno trovato questa città completamente distrutta. In questi mesi le violenze che sono descritte in queste pagine sono state tantissime anche a Gaeta. Numerose testimonianze ci hanno fatto rispondere, ci siamo posti la domanda: c'è stata o meno una resistenza? C'è stata una resistenza anche nel nostro territorio,
gli sfollati che sono stati costretti ad andare sui monti vicini o chi è andato via, comunque hanno raccontato di tentativi di resistere, appunto. Nel libro di Antonio Ricinelli, Il Carrubo di Ottaiano, c'è un episodio che è simbolico, quello di Rocco che uccide e viene ucciso a sua volta da un tedesco per difendere una mucca. Semplicemente è il simbolo di una popolazione che muore di fame e che prova appunto a resistere. Il 19 maggio del 44 arrivando a Gaeta gli alleati hanno comunque trovato degli antifascisti, hanno consegnato un biglietto di carta, l'unica cosa che hanno trovato, le chiavi della città. Francesco Paolo Cardi, il padre del professor Cardi che conoscete, nominandolo primo sindaco, anche se per pochi giorni, per pochi mesi, della Gaeta liberata. Una Gaeta che comunque, ripeto, ha resistito alle violenze, a quello che Alessandro ha descritto in letteratura, ma che davvero anche la memoria cittadina ci ricorda. Ed è venuto poi alla fine bene leggerlo qui, anche se non in questo castello, ma nell'altro. Siamo nel luogo dove poi sono stati rinchiusi personaggi come Kappler, Reder, che hanno fatto la storia di queste stragi. Quindi Gaeta rappresenta, l'ho detto anche prima, un simbolo, ma ha scritto pagine in questo conflitto. Ora andremo verso il mare e ci lasceremo con un'altra pagina che Gaeta ha saputo scrivere, che Alessandro ha saputo in maniera straordinaria inserire nel libro, perché finisce la guerra, però Gaeta rappresenta anche dopo la guerra un simbolo di rinascita, di speranza, non solo a livello locale ma a livello internazionale. Vi lascio con questa suspense, ora scendiamo verso il mare e poi ne riparliamo. Con la sua solita invadenza di bambino curioso, gli tenne il braccio fermo per guardare meglio. Poi si volse al suo soccorritore e chiese: «Ma questi cosa sono?» L'ebreo non disse una parola. Sostenne lo sguardo del bambino con rabbiosa intensità, senza ritirare il braccio. Le labbra contratte come faceva la mamma quando era arrivata per davvero. «Cosa sono?» chiese ancora il bambino, sperando chissà perché in una risposta, come dimenticasse ogni volta che le loro lingue erano così diverse che mai si sarebbero potuti capire. Eppure restò fermo fino a che l'altro, con un gesto che sembrò costargli una fatica immensa, non gli rispose a segni, indicando prima il numero e poi il suo petto, come a dire: «Sono io». «Non capisco», disse Nico. «È il tuo nome? Ti chiami come un numero?» Il ragazzo gli disse altre cose nella sua lingua sconosciuta, ma con un tono nuovo, più scuro, più lontano. E stava per cominciare a camminare quando, come preso da un'idea migliore, gli mise dapprima un dito sulla bocca. Poi indicò di nuovo il numero, quindi la gamba fasciata di Nico. Il bambino fu ancora più confuso. Poi gli parve di afferrare il lembo di un'idea. «Questa forse è la tua ferita, una cicatrice di guerra. È mica così brutta, io anche ne ho una, guarda!» E si srotolò la manica della camicia per mostrare i segni ancora freschi delle punte del forcone che gli avevano penetrato la carne appena pochi mesi prima. «Questa è più brutta, e pensa che
dopo che mi sono fatto male, ho avuto la febbre e rischiavo pure di morire. L'ibreo per un momento parve quasi divertito dalle parole incomprensibili del bambino che restava oltre il muro dell'incomprensione. Poi la cupezza tornò a coprirgli gli occhi. Così, con fare brusco, gli rimise a posto la camicia e di nuovo prese a cercare di farlo camminare verso il muro. «E non ti offendere se la mia è una ferita più brutta», disse Nico di sentito, e senza accorgersene quasi tutto di più. Il ragazzo parve dapprima sorpreso per la sua missione, disse altre parole nella sua lingua oscura, poi si inginocchiò davanti a lui, spazientito, e indicò di nuovo il numero sul suo braccio. Poi, come arrendendosi all'impossibilità di dire meglio, si indicò il cuore e si portò il braccio con il numero sul petto. I suoi movimenti, sempre cambiosi e un po' distanti, però, sconcertavano Nico, che non capiva questo braccio con se stesso, così pieno di un dolore che gli sembrava vecchio il campanile del paese, ugualmente martoriato dal cuore. «Se è così brutto, perché non lo cancelli? In fondo è solo inchiostro!» esclamò Nico. E con la solita irruenza della prima infanzia, strappò un pezzo della sua fasciatura che già era tonda, e prima che l'altro facesse qualsiasi cosa per fermarlo, gli prese il braccio e cercò con quella poca stoffa il bianco della pelle. Ma il numero era scritto troppo bene, forse addirittura con il fuoco, e non veniva via. Il ragazzo dal canto suo guardava Nico e chissà cosa pensava, eppure non lo fermava e lasciava che continuasse il suo inutile lavoro. «Non va via», disse alla fine Nico, costernato e deluso. «Mi spiace, ma gli sembrava troppo brutto lasciare quella ferita senza sangue così scoperta. E usò quel pezzo di stoffa per fare una piccola fasciatura come quella che il ragazzo aveva fatto a lui». L'ebreo lo fissò per un secondo, poi sembrò assaggiare la resistenza della fasciatura. Infine lo guardò fisso negli occhi e, dopo aver indicato ancora il numero sotto la fasciatura, provando di nuovo a raccontarsi, prese dalla spiaggia due grossi pugni di sabbia e se li portò all'altezza degli occhi. Quindi fece scendere la sabbia come la clessidra di un tempo che finisce troppo presto. «Ti ha fatto male?» chiese Nico, e il ragazzo lo guardò con espressione incuriosita. «Fatto male?» biascicò cercando di ripetere le parole del bambino. «No, non male, male, ti ha fatto piangere!» E zoppicando si avvicinò al bagnasciuga e, presa con la coppa della mano un po' di acqua di mare, se la portò agli occhi facendosi delle lacrime di sale. «No», fece cenno il ragazzo ebreo con la sconfitta negli occhi, quindi indicò la sabbia con una rabbiosa intensità e una furia ferma che non esplodeva come le bombe che Nico aveva imparato a conoscere e conoscere, ma restava dentro, covata di tristezza, come a dire non acqua, ma solo, sempre e solo sabbia, come se ormai le lacrime non potessero essere fatte d'altro che di pietra sbriciolata. Alla fine, definitivamente sconfitto, come un'ombra si alzò in piedi e indicò la barca. L'avrebbe riportato lui in paese con quello. Non poteva tornare da dove era venuto quella gamba che ancora gli faceva male. Così lo prese in braccio, lo caricò sulla barca e piano piano prese a remare verso il paese. Per tutto il viaggio di ritorno non ci provarono nemmeno a comunicare ancora. L'ebreo era tutto preso dalla fatica del remare e teneva un ritmo lento e preciso. I remi scricchiolavano negli scalmi e il solo suono che si sentiva sopra lo sciabordio dell'acqua contro gli scogli era il tonfo liquido della pala che entrava dritta sulla superficie piatta e pure viva del mare. Da parte sua, Nico continuava a pensare le lacrime di sabbia e si sentiva triste al pensiero che quel ragazzo, che stava prendendosi cura di lui, avesse dovuto lasciare il suo posto di vedetta e la sua attesa della nave che doveva portarlo nella terra lontana, che lo aspettava con la sua nuova casa. Quando arrivarono oltre la punta del promontorio, entrando nel piccolo porto, il ragazzo si fece incredibilmente cauto e abbassò la testa facendosi piccolo piccolo,
come potesse avere paura di essere visto da qualcuno. Possibile che debba nascondersi ancora? Pensò Nico, che avrebbe voluto trovare un modo per dirgli che se non lo sapeva, la guerra era finita e non c'erano più tedeschi da cui nascondersi. Poi si ricordò delle leggi razziali, degli ebrei che venivano portati in prigione prima di ogni manifestazione e si sentì indeciso. Quando era finita la guerra, tutti in paese si erano ingegnati in mille modi per dimostrare di non essere fascisti. Il padre, ad esempio, che si era comprato un bel musso di Mussolini, appena sicuro che tutto fosse realmente finito, lo aveva distrutto. I suoi vicini di casa, che erano grandissimi ammiratori del Duce e che per tutto il tempo del fascismo avevano esposto bandiere e partecipato a ogni possibile parata, ora andavano in giro dicendo che loro lo avevano capito fin dall'inizio che il fascismo era una gran carognata e che in realtà erano sempre stati contrari non solo alle guerre ma anche a tutto il resto. Insomma, tutti quelli che erano stati dei gran fascisti quando c'era qualcosa da guadagnare dall'avere in casa una camicia nera, ora si dicevano convinti antifascisti. Però Nico non aveva mai sentito di nessuno che, razzista prima, quando c'erano le leggi, fosse adesso antirazzista. E quando aveva sentito i genitori parlare del fatto che venivano gli ebrei in paese a nascondersi, era la prima volta che aveva sentito parlare di ebrei dopo tanto tempo. Nel vedere il ragazzo che lo stava aiutando così, guardingo e quasi spaventato, si sentì in colpa e si fece piccolo anche lui. Alla fine la barchetta trovò uno spazio in mezzo a due pescherecci custoditi solo da cani troppo stanchi dalla fatica della notte per abbaiare, e il ragazzo la legò con una cima a terra. Poi, dopo essersi assicurato che nessuno li vedesse, lo prese di nuovo in braccio e scese a terra. Lo depositò al suolo con inaspettata gentilezza, quasi un saluto, e fece per tornare sulla barca, ma Nico, con uno slancio che sorprese lui per primo, lo trattenne e, in mancanza di qualsiasi parola che l'altro potesse capire, lo ringraziò con un abbraccio. Non si stupì del fatto che l'altro non rispondesse a quel suo abbraccio, ma gli fece piacere che lo lasciasse comunque fare senza irrigidirsi, accettando quel loro primo presentarsi al momento dell'addio. Poi il suo amico sconosciuto si staccò gentilmente dalle sue braccia e, guardandolo negli occhi, gli sfiorò i capelli con la mano e andò via nello stesso silenzio da cui era venuto. Nico stette a guardarlo mentre scompariva oltre l'orizzonte, remando piano, solo, con tutti i suoi fantasmi. Dunque, Alessandro ha saputo inserire, come avete sentito, in questa raccolta anche il tema dell'Olocausto. Oggi poi è giornata della memoria, è bello chiudere qui davanti al mare con questo racconto. Tra l'altro lo ha fatto, secondo me, in maniera straordinaria, no? La storia dei due bambini, lo sguardo più innocente e delicato di Nico e questo ebreo che non ha nome volutamente, che è un altro bambino, insomma, potete fare in cui le considerazioni. Però la storia di questo bambino che porta un ebreo su una barca, che poi alla fine attracca, Alessandro sicuramente per scriverla ha preso spunto da una delle storie, dicevo prima, più belle e più affascinanti che ricordano Gaeta, ma che pochi sanno. Perché da Gaeta, tra il 1946 e il 1948, dai cantieri Orlando Castellano, che sarebbero dove oggi c'è la base nautica Flavio Gioia, partirono migliaia, centinaia, ma posso dire anche migliaia di ebrei per tornare in Palestina. Questi ebrei arrivavano con il treno a Formia, perché Ada Sereni, un'ebrea, ci racconta questa storia in un suo libro che poi è stato citato in un'opera di Don Paolo Capobianco che tutti conoscete. Arrivavano con il treno a Formia, scendevano a Vendicio e si accampavano lì, vivevano lì nel mare, guardavano Gaeta, perché poi di notte, vederli, perché ancora non era stata data l'autorizzazione agli ebrei di tornare in Israele, venivano a Gaeta e i gaetani se li ricordano in silenzio, uno dietro
l'altro in fila entravano nel cantiere e da lì partivano per questi viaggi della speranza, anche quelli, in navi mercantili che erano state adibite a navi passeggeri in maniera, diciamo, di fortuna. Quindi questa è una storia bellissima che dà speranza, no? Perché proprio da Gaeta tornavano a casa. Quindi questa è l'ultima cosa che vi volevamo lasciare. Ma io, per concludere, e vi lascio davvero, vorrei fare un omaggio all'autore. Perché Alessandro non ha scelto tanti passi, ma non ha scelto nessun passo da un racconto bellissimo che dà il titolo a questo libro, che si chiama Come seme sotto raffiche d'inverno, e che racconta la storia di questo ragazzino che capisce a un certo punto della sua vita, della sua giovane vita, di voler fare lo scrittore, e lo capisce quando va a trovare la nonna che sta male e gli altri anziani che stanno lì. Gli raccontano che questa donna in realtà era stata molto coraggiosa, perché, faccio molto breve, c'erano stati bombardamenti nella sua città, ma lei non era voluta andare via, era voluta rimanere perché sua madre era morta ed era stata sepolta lì, sotto casa loro, vicino a casa loro, e lei non voleva lasciarla sola, e questa donna resiste a tutti i bombardamenti di quella città e rimane lì. E allora Alessandro conclude questo racconto in una maniera straordinaria. Io vi leggo io questa volta questi brevissimi righi in omaggio ad Alessandro, che ci ha regalato queste parole, questi racconti. Dice il protagonista del racconto: anni dopo, ripensando al lavoro che alla fine aveva fatto suo, quello dello scrittore, avrebbe detto a tutti che in un solo momento poteva dire di essere diventato davvero scrittore. E quel momento se lo ricordava bene, gli si era impresso nel cuore come la scritta di marmo su una lapide. Non era stato quando aveva messo la parola fine al suo primo romanzo, né quando aveva letto la prima recensione a un suo scritto, ma era stato quando, di fronte alla nonna che cominciava a stare meglio, nella scelta tra sapere e non sapere, aveva deciso di non chiedere. Perché scrivere, come scolpire, è più togliere che aggiungere. E soprattutto tra i fatti della vita, di cosa non è mai possibile parlare. Grazie Alessandro.